Ciao a tutti! Non vi spaventate per la posizione che potrà ricordare l'inizio di tutto, però oggi avevo proprio voglia di registrarmi un Get Ready With Me, vi devo parlare di un sacco di cose e questo è il primo video ufficiale, perché comunque l'avrete visto nel vlog, però è il primo video ufficiale con i nuovi capelli che in realtà ho già lavato da quando avete visto il vlog, se non l'avete visto ve lo metto nella scheda info, quindi i capelli si sono un po' schiariti, però ho fatto questo cambiamento e mi trovo molto bene tra l'altro. Non so se notate la mia faccia che è leggermente provata perché stavo guardando su YouTube alcuni video reaction dell'ultima puntata di The Vampire Diaries. Ecco, io sono ancora fresca da questo trauma che ho vissuto, quindi volevo parlarvene in questo Get Ready, naturalmente per chi segue la serie, altrimenti sentirete parlare di cose che non avete mai sentito. Però a parte questo, appunto, volevo commentarla con voi. Non ho fatto un video reaction perché non vi dico come stavo dopo aver visto la puntata. Ero tutta rossa, avevo praticamente questa parte del pigiama, della maglia completamente zuppa, cioè completamente affollata di lacrime, e non sto scherzando. E poi avevo gli occhi gonfissimi e tutto quanto. Adesso, già rivedendo alcuni pezzi che hanno messo queste ragazze nel video, ho ripianto un'altra volta e non vi assicuro che non piangerò durante questo Get Ready, cioè vi avverto subito, quindi iniziamo subito. Ah, in questo Get Ready With Me rifarò il trucco che avevo in uno dei video precedenti che mi è stato tanto richiesto, quindi rifaccio questo trucco, se lo trovo magari. Questo trucco qui, non si vede niente, oddio che novità! Vabbè, comunque nel video quello dei preferiti, visto che me l'avete chiesto in tanti. Inizio sempre con la mia base. Dicevo, The Vampire Diaries è stata una delle prime serie che ho iniziato a seguire seriamente, perché all'inizio, appena sono diventata una serie TV addicted, seguivo soltanto The Vampire Diaries perché era l'unica che conoscevo, visto che me l'aveva fatta conoscere la mia ex migliore amica. All'inizio neanche mi piaceva, e infatti ogni volta che lei lo vedeva io dicevo no, dai, toglilo perché mi annoio così. Praticamente 5 anni fa ho visto un post su Instagram di una ragazza che seguivo e che seguiva a sua volta The Vampire Diaries. Mi è venuta voglia di rivederlo, cioè gli ho voluto dare un'altra chance e ho fatto la scelta migliore che io potessi fare nella mia vita, penso, perché non so come avrei fatto tutto questo tempo senza seguire minimamente The Vampire Diaries. Sicuramente l'avrei iniziata, ma più avanti, ma in questo modo è come se mi avesse guidato questa serie. Perché poi, a parte i personaggi, il tema, che comunque può crederci, può starci dietro oppure no, però ti insegna un sacco di cose, un sacco di valori. Quindi averla iniziata tanto tempo fa è una cosa che mi rende molto orgogliosa e sono felicissima di averlo fatto. Appunto, mi sono totalmente ricreduta. Da lì già avevo questa passione per il mondo soprannaturale e tutto quanto, ma da lì proprio la scintilla si è accesa in me. Nel mentre prendo la palette di Mulac, questa qui è la Different, e prendo questo colore qua, questo qui arancione che si chiama Toast, arancione, terra bruciata. Intanto lo sfumo nella piega. E quindi io devo tantissimo, tantissimo a questa serie, perché oltre ad avermi donato un'apertura mentale tale da sopportare tante cose, inoltre mi ha fatto vivere emozioni davvero bellissime, perché io almeno, e dico almeno, 10 puntate a stagione io me le vedevo con le lacrime agli occhi, perché o ne succedeva una o ne succedeva un'altra, quindi non si sta mai tranquilli. Però io una cosa che vi straconsiglio, se non avete mai visto questa serie, dovete, è proprio un dovere verso voi stessi vedere questa serie, perché vi cambierà, vi posso assicurare questa cosa. Magari tra qualche mese qualcuno tornerà sotto a questo video e dirà: Ilà, avevi proprio ragione, ho fatto bene a iniziarla, e io sarò felicissima naturalmente. Comunque, appunto, c'è stata quest'ultima puntata, sono usciti tantissimi teaser prima, dei mini trailer di questa puntata. La 8x16 si chiama I Was Feeling Epic. E tra l'altro, verso la fine di questa puntata capirete anche il perché di questo nome. Praticamente ne sono successe di cotte e di crude, davvero tantissime cose, tantissimi ritorni che nei teaser appunto già si erano visti, però alcune cose nei teaser non si erano capite molto bene. Si sapeva soltanto, almeno io, seguendo Nina, l'attrice che fa Elena, l'avevo già visto su Instagram che lei sarebbe stata nell'ultima puntata, e da lì tutti insomma l'hanno capito, però non si capiva se tornasse soltanto Elena o anche Catherine, e alla fine insomma sono tornate tutte e due. Ah, tra l'altro non so se vi avevo detto, vi avevo avvertito a inizio video che sì, questo video contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto l'ultima puntata
puntata, io non vi consiglio neanche di vedere questo video, almeno andate avanti finché non smetto di parlare di The Vampire Diaries. E intanto prendo anche quest'altro colore coffee con un pennellino un po' più preciso e vado nella piega più esterna. E quindi diciamo che si doveva capire bene questa cosa. Poi si è capito che tornava Catherine già dalla penultima puntata, quindi diciamo che si è stati un po' col fiato sospeso, ma neanche più di tanto verso questo fatto. Però si doveva ancora capire come si incontrassero soprattutto Damon ed Elena, perché coppia super amata. Io ho sempre amato l'altra versione della coppia, Stefan ed Elena, però questo insomma è una cosa mia e io ho sempre amato di più Stefan comunque sia. Voi direte come è possibile tutto ciò? Non lo so, mi è sempre piaciuto molto di più lui e vallo a capire, insomma questi sono gusti personali. Già appena iniziata la puntata io ero in lacrime, perché comunque era anche tornata la sorella di Matt, Vicky, e quando si è rincontrata col padre non so perché mi sono scoppiata a piangere. Da lì non mi sono più fermata, ma proprio, cioè, neanche mezzo secondo. Infatti ripeto, c'avevo una faccia gonfia così, compresi anche gli occhi. Poi insomma tutte le cose con Bonnie e le streghe tornano e siamo una famiglia, forza, unione, eccetera, stavo a pezzi. Però proprio verso la fine, quando succede il cataclisma, insomma addio Stefano e tutto quanto, praticamente Stefano va a parlare con Elena prima che Elena si risvegli. Succede che Stefano poi esce dalla porta, diciamo in questo modo, e all'uscita della porta trova Lexi, cioè la sua migliore amica. Raga, in quel pezzo io sono crollata, cioè stavo a singhiozzi, stavo con 5.000 fazzoletti, c'ho ancora qua il rotolo di carta igienica, stavo impazzendo. E voi direte, oh mio Dio, ma come sei tragico? No, è così. Sarà che io ho un'ipersensibilità, non lo so, ma penso chiunque, anche le persone più fredde, abbiano pianto per quanto riguarda quest'ultima puntata, perché dovevano far piangere le persone, a partire dalle musiche, le scene, come si muovevano i personaggi, le cose che dicevano, calcolato e hanno fatto bene, perché comunque ci sta. Però io mi sono sentita male, cioè non avevo più liquidi nel corpo. La fine mi ha devastato più che tutto lo svolgimento dell'ultima puntata. Intanto io metto l'ombretto, questo di Colourpop, che si chiama Bardot, sulla palpebra. Alla fine ci sta che Stefan muore. Ciao Stefan, io sono morta insieme a te praticamente. L'incontro tra Damon ed Elena, che poi su questo anche ve ne parlo, perché io mi aspettavo molto 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 di più, ma vabbè, poi ne parliamo, ripeto. Poi c'è stato praticamente la parte dove fanno vedere il dopo, cioè il post di tutte queste cose che sono accadute. Quindi fanno vedere che Matt viene elogiato per aver salvato la città, gli dedicano la panchina, insomma, e tutte le cose. Però nel mentre che fanno vedere questi spezzoni della vita post quello che è successo, ci sono anche dei personaggi che c'erano nelle prime stagioni. E il pezzo più traumatico per quanto mi riguarda è stato praticamente dove si vede Rick con le gemelline e poi lui intravede in questa scena Joe, che dovete sapere che io ho sempre avuto un debole per questa coppia, capirete che in quel pezzo sono morta. Poi si vede il pezzo dove Caroline ha aperto la scuola che voleva aprire Stefano e tutto quanto insieme a Rick. Ci sta Jeremy, il fratello di Elena, che non si sa da dove è ricicciato fuori, anche quello non l'ho capito, però ho accettato, perché ripeto, in condizioni pietose stavo, quindi o accetti o accetti. E poi il pezzo clou, raga, era un misto tra gioia, infelicità, tristezza, armonia, no, non so, non sapevo più dove sbattere la testa. C'è il pezzo dove Caroline, più che rivede, sente la presenza della madre. E poi c'è il pezzo dove apre la busta con l'offerta per questa scuola di Klaus. Ricordiamoci, Klaus, uno dei vampiri originari, ibrido più che altro, io ho amato più di tutte nella serie, tra tutte le coppie che ci sono state, la coppia Klaus e Caroline, cioè proprio per me non c'era paragone. Adesso prendo un po' di nero, questo qui Hoff, lo picchietto qua all'esterno, sempre per intensificare qua all'esterno. E appunto in questo pezzo la voce dice: questa è un'altra storia, mentre stava leggendo la lettera. E io tipo, no vabbè, cioè, quindi continuano. E infatti adesso vi dico cosa ho fatto poi dopo la fine di questa puntata. Ah, poi Damon è tornato umano, ragazzi, mi ero scurata questa cosa. Prima di morire Stefano gli ha dato la cura, quindi possono vivere una vita felice da umani. E questa cosa mi ha un po' rincuorato, perché almeno una gioia per Damon c'è stata. E alla fine si vede che Elena ritrova anche la famiglia, cioè ritrova nel senso tra virgolette, insomma la rivede. E quindi finiscono tutti felici e contenti.
studenti, Bonnie viaggia, insomma. La cosa che stavo dicendo prima tra Caroline e Klaus è che infatti io non ho, dovete sapere che non l'ho mai visto The Originals, che è uno spin-off di The Vampire Diaries. Già avevo in mente di cominciarla a vedere, però dopo aver visto e sentito che potrebbe esserci Caroline nella quarta stagione, nella nuova stagione di The Originals, ho preso e mi sono iniziata a guardare da 2 giorni a questa parte The Originals, che è molto bella come serie, è fatta benissimo, è molto nello stile di The Vampire Diaries naturalmente, e io sono innamorata ormai di Elijah, che ragazzi, appena l'avevo visto già in The Vampire Diaries, perché questi personaggi di The Originals vi starò impicciando la mente, come anche la mia, sono anche apparsi naturalmente in The Vampire Diaries, e io già mi ero innamorata di Elijah, che è l'uomo della mia vita, cioè proprio fisicamente e caratterialmente è lui, e quindi io sto proprio gustandomi le puntate di The Originals. E quindi, tra l'altro, con la parentesi, ci sarà anche questa nuova serie TV tra le prossime preferite del mese, insomma, e cose così, ve lo dico già da adesso perché sono più che sicura. Non rimpiazzerà The Vampire Diaries, però ci si avvicina molto come genere, anche se non sarà mai all'altezza, però vabbè. E un'altra delle mie voglie che volevo era praticamente di riguardarmi tutto The Vampire Diaries dalla prima all'ottava stagione. Mi voglio malissimo perché piangerò come niente, però adesso voglio praticamente sentire insieme a voi, infatti è cambiato anche il colore qua della ripresa, l'ultimo pezzo di questa puntata, I Was Feeling Happy. Ah, ma non vi ho più spiegato perché si chiama I Was Feeling Happy. Vabbè, se non l'avete capito, o comunque chiunque di voi non l'avesse intuito quando stava guardando la puntata, appunto quando Stefan esce da questa porta che vi stavo dicendo prima, entra in paradiso praticamente e incontra Lexi, lei gli chiede come ci si sente e lui risponde I Was Feeling Happy. Anche quel pezzo mi ha sciolto il cuore. Tra l'altro sentite la musichetta com'è. O piangi, capite? Cioè, notiamo che per 2 secondi che ho visto un pezzo della puntata già mi sto mettendo a piangere, perché comunque mi emozionano troppo, cioè conoscere tutta la storia, sapere tutte le cose che sono successe e poi vedere l'ultima puntata, l'ultima mazzata e vedere come la fanno concludere mi ha un po' lasciato a bocca asciutta, perché mi aspettavo qualcosa di più. Sinceramente, anche Katrin, cioè, facevano prima non farla vedere e metterci più scene Elena, perché secondo me ci stava meglio. Affari loro, così hanno voluto farla finire e così è finita effettivamente. Però mi ha un po' deluso, ecco, questo volevo dirvi, ve l'ho anche detto in live già. Ok, allora io direi di tornare a cosa stavamo facendo. Adesso basta The Vampire Diaries ufficialmente, dopo non so quanti minuti che ne parliamo. Comunque adesso metto l'eyeliner, il solito Ink Me di Neve. Tra l'altro, ecco, parlando di questa, ho fatto The Vampire Diaries, mi sono scordata di mettere i glitter in questo trucco, ma in questo trucco, ma io ve li voglio far vedere lo stesso. Mi sono arrivati da Mulac questa nuova collezione Sparkle Drags, che sono le palettine dei glitter. Già le ho utilizzate e ne ho utilizzata una. Ho utilizzato la Toxic, che è la mia preferita perché ha appunto questi glitter di questi colori sul bronzo ramato. Guardate che meraviglia! Prima si mette questo siero, poi si appiccicano sopra i glitter e sono di una bellezza esorbitante. Ma mi sono scurata di metterli. Molto belli, Ilaria. Parliamo del discorso patente, così chiudiamo anche questo cerchio. Oggi un get ready per chiusure. Alla fine non ve l'ho più spiegato com'è andata, quindi ve lo volevo dire. Allora, semplicemente sono salita in macchina. Mi ha fatto le domande sui pneumatici, raga, cioè per la serie Cose dell'altro mondo, perché tutto mi aveva detto la ragazza di ripassare tranne i pneumatici. Infatti quando gliel'ho detto che me l'aveva chiesti questa esaminatrice, lei ci è rimasta malissimo perché ha detto: ma come i pneumatici? Cioè, non li ha mai chiesti nessuno. Naturalmente entro in macchina io, che fai? Non mi chiedi una cosa impossibile? Ma io, per fortuna, avendo sentito le lezioni e tutto quanto, mi sono ricordata alcune cose. Quindi su questo fatto sono stata proprio sculata. C'era qualcuno dall'alto che mi proteggeva. Una gioia per Ilaria. Poi per quanto riguarda la guida, non c'è stato nessun tipo di problema. C'è proprio tutto perfetto. Poi avendolo fatto di mattina, di sabato, praticamente non c'era nessuno per strada. Ho incontrato giusto un matto, ma fortunatamente col fatto che andavo piano ho fatto in tempo a fare tutte le manovre prima e quindi è andato perfetto. Cioè, vi giuro, non poteva andare meglio questo esame, quindi mi sono tolta proprio un grande peso. Adesso guido liberamente. Anche voi ogni tanto in live mi chiedete: ma Ila, ma adesso guidi? Oppure hai paura? Se avessi avuto paura non avrei neanche proprio preso la patente. Vado a fare la spesa, vado in palestra la mattina, faccio i miei giri tranquillamente, metto i miei soldi
soliti due correttori, però mi devo legare i capelli perché sennò è un casino. Quindi anche per il fattore patente, diciamo, fortunatamente è andato tutto nei piani come stabilito. Però se volete sapere un po' meglio, magari non avete visto il vlog, ripeto, riaprite la scheda info e trovate lì tutte le cose che ho fatto anche quella settimana, i tatuaggi nuovi che tra l'altro si stanno spellando in questo momento o in questo periodo, quindi non ve li faccio ancora vedere perché sono bruttini adesso. Tra l'altro oggi non volevo neanche fare una base viso troppo invasiva, quindi penso che metterò il correttore e poi la cipria senza mettere il fondotinta, che è una cosa che ultimamente sto facendo perché non so se da voi sta cominciando a fare caldo, ma qua non si sa più come vestirsi, perché sono uscita stamattina ad esempio e tirava un vento della Madonna, invece mi ero messa soltanto la felpa, ho detto cioè ma cacchio, ieri facevano 20 gradi e si moriva di caldo, e invece no, sono da rientrare, mettermi il giacchetto e andare, quindi io non ci so più a capi niente. Speriamo che si riassesti un attimo, preferirei il freddo ma è uguale alla fin fine. Adesso cipria di Elf, questa qui, la solita, e vado a fissare i punti dove sono andata con il correttore. Tra l'altro in questi giorni sono tornata alla mia vecchia scuola perché la mia professoressa di estetica, insomma, ci faceva quindi le lezioni, la parte pratica, mi ha chiamato a scuola perché praticamente gli serve una mano con il trucco e col fatto che adesso non per vantarsi o cose del genere, però l'aiutavo abbastanza nella parte trucco anche mentre ero io stessa a scuola. Mi ha chiesto questo favore, quindi sono due giorni che io vado a scuola. Tra l'altro va bene, la classe dove sono anche le mie amiche, quindi mi fa piacere. Adesso riprendo l'ombretto questo qui di Color Pop e lo vado ad applicare qua sotto lo sfumo. Comunque a parte questo, nella mia vita non ci sono grandissime novità. Adesso finiamo il trucco, mettiamo il mascara, sopracciglia, che tanto le faccio sempre nella stessa maniera, e ci vediamo con le labbra per scegliere cosa mettere. Ok, dopo aver fatto anche le sopracciglia, aver messo il mascara che come sempre è un po' inesistente, vado a mettere il prodotto labbra. Vado ad applicare una delle nuove lingerie che avevo tra l'altro anche quel giorno nel video, ed era la numero 15. Vediamo se la ritrovo. Queste sono uscite nuove in negozio. La vado ad applicare. Ok, questo è il look finito, tinta messa. In realtà io di solito non andavo pazza per le lingerie, ma queste ultime uscite mi piacciono parecchio. Quindi spero tanto questo Get Ready With Me vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere, anche soltanto alle fan di The Vampire Diaries, perché saranno tantissime, già lo so. Spero anche vi abbia fatto piacere che io abbia realizzato questo make-up, che è quello che ha piaciuto a tantissime ragazze, così ho accontentato anche tutte quelle che si chiedevano come fosse magicamente fatto questo trucco, e come avete visto è davvero semplicissimo. Quindi se non siete iscritti iscrivetevi e mettete un pollicino in su a questo video. Io vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo, ciao!